Grazie, grazie dell'invito. Grazie anche, anche questa riferenza alla mostra fatta con Michel Clot nel 93 è molto importante, infatti sì. E, mi dispiace che avevo di non essere stato presente a queste due giornate di lavoro, l'avevo messo in conto di venire, ma poi mi sono un po' ammalato, infatti anche la giornata di oggi era un po' in forse, ma poi dopo ho detto non posso mancare assolutamente di stare in mezzo a tutti questi amici, insomma, quindi alla fine sono qui, ma devo dire che mi scuso se di questi frequenti colpi di tosse e anche forse che il pensiero non è così lucido. E Giorgione e Longhi, dunque una storia fatta di tanta luce, di tante luci, ma anche di qualche ombra e alla fine forse anche di qualche mistero, insomma. Prima di entrare però proprio nel merito di come Longhi in qualche maniera ha arricchito la storia di Giorgione, bisogna chiarire un punto, perché non si può mai parlare di Giorgione senza parlare anche del giovane Tiziano, è una storia troppo unita, e quindi bisogna per esempio dire che nel 27 nella cartella tizianesca Longhi prende una posizione che è sulla linea, diciamo, di quella di Urtic del 19, del grande Urtic del 19, e cioè di capire che tutto quello che cosa vuoi aprire? Sì, quello capisco, sì. Che tutto quello che era ancora discusso come l'ultimo tempo di Giorgione in realtà doveva essere inteso come il primo tempo di Tiziano. Questo è un chiarimento molto importante che avviene a un certo punto nella storia degli studi. Si crea una biforcazione molto precisa, da una parte Urtic, Longhi, Suida, poi Morassi, e dall'altra la critica anglosassone, che fa capo poi alla grande monografia di Richter degli anni 30, in cui l'ultimo Giorgione continua ad essere appunto il pittore della Susanna che sta a Glasgow, del concerto campestre del Louvre, del Pagliotto del Prado, della Venere che dorme, e naturalmente anche e questo gruppo in realtà resta legato al nome di Giorgione ancora molto a lungo, insomma, ma è importante, Longhi infila subito, anzi uno dei grandi protagonisti di questo chiarimento che è essenziale per poi proseguire nella storia di Giorgione. E devo dire che anche dal punto di vista, per quello che è il Pagliotto Pesaro di Anversa, su questo Longhi per esempio ha una posizione stupenda, perché capisce subito che questa è l'opera più antica di Tiziano e assieme naturalmente alle altre quattro che vi ho mostrato dall'altra parte. Non le vedono? Aspetta, perché non so. Benissimo, non ho certo, allora bisogna fare. Sì, appunto la Susanna, il concerto, il Pagliotto del Prado, la Venere che dorme. Sulla Venere che dorme Longhi in realtà aveva una posizione meno innovativa di quella che aveva avuto Urtic e che poi ha avuto anche Suida, cioè era portato a pensare che ci fosse insomma un punto di partenza di Giorgione e poi una grande reimpaginazione dell'opera da parte di Tiziano. Ma insomma è chiaro che questo è un punto che deve essere detto subito fin dall'inizio. Dopo di questo entriamo nel merito invece del discorso Giorgione, e allora lì uno dei grandi meriti di Longhi è stato quello che si può misurare proprio nella storia dei pezzi, diciamo, che sono legati alla Natività Allendale, e sono tre i pezzi, diciamo, la Sacra Famiglia di Washington, l'Epifania, l'Adorazione dei Magi di Londra
e la natività Allendale ancora di Washington. Questi tre quadri a un certo punto prendono una strada curiosa, 1894, perché Berenson, c'era stata una presa di posizione splendida di Cavalcaselle nel 71, che aveva detto questo è il più antico, il primo tempo di Giorgione. Tuttavia questa andare così subito sul punto di Cavalcaselle non trova concorde, si aprono queste grandi mostre londinesi del Burlington Fine Art Club della fine degli anni 90, i quadri vengono tutti ripresentati e Berenson ha l'impressione che queste opere, queste tre opere, debbano piuttosto essere opere di catena, e si apre a quel punto questa storia curiosa che assomiglia un po' a quella che succede negli stessi anni a Milano, dove si inventa il problema Ambrogio de Predis. Il catalogo di Ambrogio de Predis diventa molto dilatato poi c'è voluto molto tempo, insomma, per ridimensionarlo e riportarlo alle sue reali dimensioni. È un caso analogo questo di catena sul versante veneziano, e che anche qui è una posizione che dura a lungo, perché in effetti è vero che c'è una posizione di Gronau che soprattutto contesta che questo gruppo possa essere degli anni 20, perché Berenson legava questi quadri al nome di catena perché aveva in mente quel quadro della National Gallery con il guerriero inginocchiato di fronte alla Vergine, che è un quadro tardo di catena degli anni 20, e quindi in questo modo queste tre opere, diciamo, apparivano nel discorso di Berenson molto tardi, che è cosa che Gronau respinge molto con grande polemica, insomma, senza però riuscire ad avere un nome, senza riproporre, diciamo, il Giorgione di Cavalcaselle. E bisognerà aspettare l'intervento di Cook 1900, ecco, per vedere ribadito il punto di Cavalcaselle, e devo dire che Cook è molto, molto fermo, sia nei confronti di un'adattazione anch'egli così tarda di queste opere, che anche nei confronti di questo di questa tendenza, e lì gioca appunto, viene fuori il nome di Gronau, questa tendenza a creare degli anonimati in circostanze dove la pittura, cioè la trama, diciamo, degli artisti è molto fitta, e si ha a che fare con quadri di grandissima qualità, ribadendo quello di Cavalcaselle. Poi però è vero che si crea una situazione un po' di stasi, insomma, in cui per esempio Berenson nel 16 ribadisce il nome di catena, insomma, che è una situazione che resta abbastanza di stallo a lungo, con forse un punto intanto acquisito molto interessante, che è l'acquisizione al gruppo dei tre dipinti di un quarto, che è la sala conversazione delle gallerie dell'Accademia, che voi vedete in alto, quella con appunto la Madonna di lato, i due santi, che e questo è merito della Jocelyn Fulk di accorgere, di dire sì, è vero, sarà anche un gruppo anonimo, però dobbiamo pensare che a questo gruppo appartenga anche il quadro delle gallerie. Ed è appunto, dicevo, bisogna arrivare, dopo questa lunga fase degli anni 10 e 20, bisogna arrivare a questo intervento di Longhi, che allora è del 27, in cui Longhi ripristina, diciamo, il nome di Giorgione, e lì si apre una storia che poi però non è così limpida, perché è vero che nel frattempo, andando più innanzi, diciamo, succede che si scopre a Oxford la Madonna che legge, e viene acquisita dal museo dell'Ashmolean. Alla mostra di Giorgione 55 finalmente si può vedere la Madonna nel paesaggio, e quindi, diciamo, le opere che prima erano tre poi alla fine diventano sei, tutti punti di riferimento, diciamo, di un discorso giovanile. Però nel frattempo, dentro a questo gruppo, che per alcuni resta molto compatto, insomma,
resta molto compatto, in realtà poi lì si crea anche quella curiosa, ma lì è Friedberg nel 71 che crea questa curiosa biforcazione fra le tre, diciamo, del gruppo Allendale, che diventano opere di Sebastiano del Piombo, e le tre dall'altra parte che diventano opere, scusate, le tre del gruppo Allendale che diventano opere di Tiziano Giovane e le tre dall'altra parte che diventano opere di Sebastiano del Piombo. E così in qualche maniera, ma, e siamo a tempi anche abbastanza, la Painting in Italy di Friedberg è del 71 ed ha una grande risonanza, voglio dire, a quel punto il gruppo, questo gruppo si spacca in due e devo dire, però è una storia che non interessa, diciamo, il percorso degli studi principale, insomma, che cammina nella acquisizione di questo gruppo di opere come opere di e su questo luogo, su questo c'è stato, vi dicevo, un intervento importante di Longhi. Longhi non interviene, non ha un ruolo nel ritratto di Francesco Maria della Rovere, che oggi appare essere un punto di molto, insomma, è uno dei pezzi più straordinari di questa nuova veste, di questo nuovo Giorgione, e non ha, perché in effetti è piuttosto, mentre su Ida vede subito che questo può essere appunto un Giorgione anche abbastanza giovanile, perché lo lega, diciamo, per via anche dell'età del personaggio, insomma, che non può avere tanto più di 10-12 anni, lo lega proprio quindi al trapasso di secolo. E però ecco, Longhi su questo non vede luce, preferisce pensare che questo sia un artista veronese, tanto che a un certo punto, all'altezza della mostra di Venezia del 55, viene fuori il nome di Caroto. Quindi lì il discorso invece diventa di nuovo importante per quanto riguarda le acquisizioni da parte di Longhi, e quando si va sul tramonto, che il tramonto viene portato in luce all'inizio degli anni 30, e Longhi, devo dire, mentre alcuni studiosi si stanno orientando su Giulio Campagnola, Longhi vede bene che questo deve essere Giorgione, deve essere un Giorgione, e il quadro era molto rovinato, si sa bene le vicissitudini di quest'opera sono state più volte raccontate, insomma, ma comunque Longhi vede l'importanza di questo. Però è molto interessante che nel momento in cui vede che è Giorgione, anche fa un'affermazione che poi troveremo anche più avanti, e che a mio avviso è il segnale di un'ombra, di quelle ombre che dicevo prima all'inizio, insomma, cioè dice: è un Giorgione, ma è un Giorgione che ci porta all'altezza dei tre filosofi, all'altezza del Fondaco, quindi siamo già, diciamo, a un Giorgione del 1508, e quindi già proiettati, diciamo, verso l'ultimo tempo di Giorgione. Ecco, questo certamente è una lettura curiosa che non potrei mai condividere, insomma, per una data così avanzata, e però è un segnale che vedremo si ripropone più avanti, questo di non avere una visione così limpida, insomma, di quello che succede negli ultimi anni della vita di Giorgione. L'altro punto, beh, questo è straordinario naturalmente, è quello delle tre età, perché su questo le tre età nascono come Giorgione per via di una intuizione splendida di Morelli, 1880, dice: è Giorgione, sono le tre età della Galleria Palatina. E la cosa non trova nessuna conseguenza, non è, se non appunto in Cook. Cook è un grande è uno studioso su cui bisogna tenere sempre gli occhi molto aperti, insomma. Cook 1900 vede perfettamente che Morelli ha ragione,
ha ragione, mentre per esempio Gronau, altro studioso che io stimo moltissimo, ma per esempio su questo punto Gronau va verso il nome di morto da feltre, cioè questo feltrino che coinvolto in qualche maniera nella storia di Giorgione, e devo dire che questo nome di morto da feltre arriva, anche lo stesso Lionello Venturi per esempio viene coinvolto, ecco, in questa, su questa proposta, e si arriva fino alla fine degli anni venti ancora tenendo, cioè dunque questo, questo dipinto delle tre età, tenendolo come un pochino fuori dal grande discorso, che bisogna un po' arrivare, diciamo, allora al, all'Longhi del 27, anche qui, all'Longhi del 27, perché nel 27 Longhi fa questa uscita, è Bellini tardo, è un capolavoro dell'ultimo Bellini, in questo si trascina anche il concerto a quattro di Hampton Court, entrambi sono due opere del tardo Bellini all'altezza del Noè Ebro di Besançon. Abbiamo parlato già stamattina, visto anche questo quadro più volte. E questo è un punto veramente molto interessante, questa, questa convinzione che Longhi ha che il dipinto delle tre età possa essere Bellini 1515. E nello stesso tempo bisogna dire, a rincalzare questa posizione, c'è l'intervento di Berenson. Parallelamente a Longhi punta su Bellini, ma Berenson punta sul maestro delle tre età, sul maestro delle tre età di Pitti, circa 1510, tra un maestro tra Giorgione e Bellini, insomma entrambi i due studiosi certo spostano un pochino il discorso in direzione di Bellini e in direzione anche di una data abbastanza avanti, abbastanza avanti. Bisogna qui aspettare l'intervento di Suida, non vi dico quanto Suida abbia contato nel, negli studi su, su Giorgione, tanto quanto Longhi, ecco, ma composizioni diverse, con ruoli diversi, bisogna dire. Bisogna aspettare l'intervento di Suida nel 1933, perché Suida veda appunto benissimo questa, questa. Perché? Ma perché intanto è stata scoperta la vecchia, e Suida si accorge benissimo che le tre età non possono che essere dello stesso autore della vecchia, le tre età in parallelo con la, naturalmente poi si tratta di dire le tre età sono più antiche, la vecchia è un po' più tarda, ma insomma quello che Suida vede è il nesso potente tra queste due opere e quindi in questo il fondamento di un'attribuzione a Giorgione. Ma qui è interessante la, a questo punto il dialogo fra Suida e Longhi, perché Suida tocca Longhi su un punto dove Longhi era il grande maestro, cioè gli dice: può darsi che queste opere, se sono di Bellini, sono delle opere che vanno verso il 10-15, però, non sapendo con certezza cosa sono, dovremmo dare la precedenza al fatto che devono essere delle opere molto più antiche, cioè Suida fa un'operazione su Longhi, che è quella che Longhi ha poi fatto sempre su tutti, cioè quella di mettere a posto la collocazione cronologica delle opere a prescindere anche dei loro autori, ma su questo punto è proprio Suida che lo punge, dicendo: questa deve essere un'opera, prima ancora che si dica di chi è, un'opera del circa dell'anno 1500. E devo dire che questa, ma per questo Suida, oltre ad avere come punto di riferimento la vecchia, aveva anche una chiave di lettura che Suida introduce, che è quello del rapporto di Giorgione con Leonardo, cioè vede questa cosa molto appariscente nelle tre età, che è l'apporto di Leonardo, e quindi è portato anche da, da questa via ad una datazione precoce, ma soprattutto ad una valutazione della modernità dell'opera, che in qualche maniera è una modernità che non compete al Bellini, per quanto moderno
del Noè ebro. D'altra parte, nel confronto che voi avete sotto gli occhi, vi rendete conto della difficoltà di tenere in piedi questo confronto, perché il Noè ebro in qualche maniera è già un dipinto dove Bellini in qualche maniera getta questi ponti cromatici che sono costruiti appunto sul Tiziano giovane, in particolare sulla Venere che dorme, eccetera. Quindi in qualche maniera il Noè ebro, se dovessimo dire, prescindiamo dal suo autore e andiamo a datarlo prescindendo da quello, dovremmo dire è un'opera sicuramente che ci porta nel secondo decennio. Ecco, il che non si può dire delle tre età, che non hanno nulla di tizianesco, cioè nulla si può leggere nelle tre età che rimandi al mondo di Tiziano giovane. E dunque questo è un punto molto, molto critico, ecco, del discorso. Che si scioglie poi naturalmente, perché poi dopo, voglio dire, è vero che alla mostra del 55 pesano ancora i giudizi di Longhi e di Berenson su questo quadro, però già Berenson, per esempio, negli indici del 57 scioglie il maestro delle tre età, lo scioglie nel nome di Giorgione, e quella è una storia che poi cammina, insomma, metto fra parentesi tutto quello che è stato il mio contributo su questa storia, perché mi pare che stiamo parlando d'altro. Ma l'altro punto che si presenta all'attenzione di Longhi poco dopo è il fatto che si viene a sapere a un certo punto, anche se Longhi non lo dice bene, ma si viene a sapere che la Laura che sta a Vienna e che viene dalle collezioni, diciamo, dell'arciduca Leopoldo Guglielmo, che la Laura che sta a Vienna ha sul rovescio un'iscrizione che nessuno che Dolmayr, che era uno dei direttori della galleria a fine Ottocento, si è accorto di questa iscrizione, ma ha tentato anche di leggere, ma in realtà non la pubblica. La notizia quindi non esce dalle mura del museo, se non quando muore Dolmayr, e allora Justi viene a conoscenza di questo ed è il primo che nel 1908 pubblichi per l'appunto l'iscrizione, leggendola come in maniera un pochino, insomma, non la legge bene, non la legge subito bene, però si capisce che è un'opera dove c'è il nome, che porta sul rovescio il nome di Giorgione, e la data 1506. Su questo si innesta l'intervento di Longhi, che è appunto sempre in cartella tizianesca, che appunto dice, ecco benissimo, questa Laura arriva ora e si appoggia bene a quelle quattro opere giovanili che vi ho mostrato all'inizio, cioè il gruppo Allendale, per dire, più la Sacra Famiglia di Venezia, e quindi anche alla Pala di Castelfranco, che è un quadro, come voi sapete, a cui allora si dava volentieri la data 1504 per via della morte del figlio Matteo Costanzo. Ma quindi avete di fronte due opere che in qualche maniera avevano questa data 4, 6 ora, e Longhi vedeva bene, insomma, che anche quel gruppo di opere giovanili, Allendale per intenderci, potessero collocarsi qui dentro, e devo dire che anche questo è un altro punto, purtroppo, che dove non si capisce perché Longhi non abbia visto bene la modernità della Laura. In realtà in quel momento c'è un intervento di Wilde allora era un funzionario del Museo di Vienna, 1933, e quindi ha in mano la Laura, e devo dire, ne dà una lettura, cioè si capisce che Longhi dà una lettura diminutiva della Laura, non sente che sia un'opera che ha un grande futuro davanti, la sente timida, e non a caso la connette con quelle opere molto giovanili per noi, quelle opere Allendale. E Wilde, devo dire, invece dà una lettura stupenda della modernità della Laura, e
Purtroppo non, sì, dovrei leggere il testo, ecco, di Wilde, ma è stupendo come appunto avverte tutta la carica di anche di nuovi valori formali, insomma, e anche di nuova penetrazione, diciamo, del ritratto femminile. Per cui si viene, voglio dire, si crea qui a questo punto una diversa lettura della Laura, che è anche, diciamo, tale se noi, perché poi nel 30 reinterviene Urtic su questa scena, perché la jeunesse des Titiens di Urtic è del 19 ed è un testo stupendo, insomma, cioè miliare, ma come, d'altra parte, come Longhi stesso ha dovuto ammettere, insomma. Ma poi Urtic reinterviene nel 30 quando fa una monografia che si intitola Il problema di Giorgione, e devo dire però che Urtic, per esempio, legge anche in maniera straordinaria la Laura. Questo, lo dico questo perché evidentemente si crea una quando Longhi poi si trova a ecco, vi mostro volentieri la Laura accanto ai tre filosofi e alla tempesta, ecco, perché per esempio molto appunto subito viene detto la Laura è in qualche maniera ciò che sta prima dei tre filosofi, ecco, ma è questo, quindi con questa idea che a Longhi piaceva in qualche maniera che i tre filosofi fossero un dipinto da portarsi all'altezza del Fondaco, 1508. Mentre per esempio è molto notevole il passo che fa Wilde quando dice, di fronte a quest'opera datata 1506, noi non possiamo altro che dire che i filosofi sono più antichi e la tempesta è sicuramente più antica. Cioè si vede lì che la data 6 della Laura potrebbe essere l'inizio di una reimpostazione del problema della cronologia di Giorgione, che metterà poi capo ovviamente anche alla retrodatazione della palla di Castelfranco, che come qualcuno di voi forse sa, da tanto tempo ormai viene portata, piuttosto spostata, sull'anno 1500. Ma questo proprio perché tutto dipende da come uno gioca, utilizza, valorizza la data il significato, diciamo, della Laura. E quando Longhi si trova di fronte poi a due grandi, perché c'è un contributo stupendo di Longhi da questo punto di vista, cioè quando Longhi si rende conto, ma questo già molto presto, è molto, credo, se non ricordo male, già nel 27, sempre in cartella tizianesca, si rende conto che il doppio ritratto di Palazzo Venezia deve essere un'opera di Giorgione. Queste sono cose epocali, ecco, prese di posizione epocali, perché a questo poi farà seguito subito dopo l'acquisizione da parte di Longhi, ma qui bisogna andare però al viatico del 46 dell'uomo d'armi degli Uffizi, altrimenti noto come il Gattamelata. Per cui questi due doppi ritratti, per così dire, entrano attraverso Longhi nella storia di Giorgione, e devo dire che quello è veramente un momento di, insomma, io non potrei, tutto il mio Giorgione in qualche maniera si è nutrito di questa intuizione di Longhi in merito a questi due quadri. Soltanto che la cosa curiosa è che Longhi, quando li presenta poi e si va allora sul viatico, e li vede come delle cose tarde, come delle opere che devono stare fra il 1508 e il 1510. E in qualche maniera rievoca, diciamo, quel giudizio critico bellissimo che Vasari
che Vasari ci dà sul Giorgione dopo l'anno 1507, che Vasari colloca all'inizio della vita di Tiziano e che per noi è, diciamo, la carta, diciamo, d'ingresso in quello che è la storia di Giorgione dopo il 6. Ecco, in qualche maniera qui comincio a vedere delle difficoltà, perché mi sembra che queste due opere stupende non siano in alcun modo leggibili alla luce del quel discorso di quella pittura senza disegno, vi ricordate, vuol dire sicuramente le parole stupende di Vasari, insomma, che Vasari dice è la pittura di Giorgione dopo il 7, è venuto l'anno 1507. E quindi questo è un punto difficile per me, è stato un punto difficile, reso più difficile a un certo punto dal fatto che Longhi stesso, mentre nel Viatico presenta finalmente queste due opere insieme, nello stesso momento in una nota del Viatico menziona per la prima volta il cosiddetto Sansone deriso, quello che noi chiamiamo oggi, dopo il restauro del 1985, come il concerto della collezione Mattioli. Lo aveva, diciamo, già studiato in una stupenda perizia fatta nel 1944 a Gianni Mattioli, una perizia stupenda, insomma, in cui entra nel merito delle qualità di quello che lui chiama il Sansone deriso, e però, appunto, è curioso, la perizia del 1944, il Viatico del 1946, in nota al Viatico appare citato il Sansone, e tuttavia se è il Sansone, cioè come si può pensare di riferire ad un momento estremo della vita di Giorgione i due doppi ritratti, se tu conosci già che l'ultimo Giorgione è il Sansone deriso? Sono due situazioni che infatti non riescono ad andare insieme, assolutamente. Cioè il confronto fra queste due opere crea una forbice, una potente, insomma, fra qualcosa che recede verso l'inizio del decennio e qualcosa che resta probabilmente ancorato a quel venuto l'anno 1507 o fondaco dei tedeschi 1508. Questo è tanto più che poi, questa è la cosa anche singolare, misteriosa, è che la perizia del Sansone è del 44, ma nel 45 Longhi la Palo della Pergola pubblica nel 54 i due musici della Galleria Borghese dopo il restauro del 53, i due quadri vengono alla mostra del 55, ma della Pergola, parlando di questi due quadri, dice, si fa forte il fatto che Longhi dice che li conosceva dal 45. E Longhi, d'altra parte, aveva alle spalle quel pezzo stupendo in precisione nelle gallerie nazionali italiane del 27, mi pare, del 27, sì, dove chiama Domenico Mancini il cantore con un'analisi stupenda, e si capisce che la lettura che ne fa è come se leggesse, come se in qualche maniera volesse leggerlo come un Giorgione tardo. Però in quel momento evidentemente non aveva elementi di appoggio per dire che poteva essere il cantore un Giorgione estremo, un Giorgione tardo. Questo appoggio gli viene evidentemente nel 1944, quando incontra in casa Mattioli il Sansone,
a quel punto gli viene naturale di dire: ma no, allora anche i musici sono Giorgione Tardo. Ma tutto questo avviene tra il 44 e il 45, è il viatico del 46, è il viatico del 46, e quindi e lì non si capisce appunto come possano poi trovarsi appunto le... D'altra parte, nel viatico bisogna dire che Longhi non menziona i musici della Galleria Borghese, menziona in nota solo il Sansone, e quindi no, ci lasciamo, ecco, io mi sono anche chiesto se qualche volta, se nell'archivio fra i manoscritti di Longhi alla Fondazione non ci siano delle carte da leggere che possono aiutare a sciogliere questa singolare contraddizione, insomma, che c'è nel... in qualche maniera il punto mi pare che è questo, no? Si potrebbe dire, chiudendo, mi pare che va bene, no? Come punto, sì, chiudendo, che da una parte una lettura diminutiva della Laura non lo induce, insomma, a mettere in discussione la data 4 della Palla di Castelfranco. Per cui, insomma, gli sembra che sia, infatti lui parla volentieri, no, di un Giorgione, lui dice pre-raffaellita, noi diremmo protoclassico, ma insomma ci intendiamo perfettamente, e di un Giorgione pre-raffaellita appunto un po' timido, e questa timidezza si sente che lui la coglie, insomma, nelle opere di, il famoso intervento sulla Palla di Castelfranco, credo che ve lo ricordate, insomma, il famoso velluto rosso della pala, no? E questa visione diminutiva, mio amico Mengaldo, che è storico della lingua italiana, molto conosciuto credo a tutti voi, ha pubblicato di recente un volumetto che vi consiglio di leggere, in cui si analizza proprio il viatico dal punto di vista della, come lo può analizzare uno storico della lingua italiana, molto interessante. Ma lui per l'appunto dice, si vede che ha la percezione di un Giorgione timido, in qualche maniera. Lo stesso se ne accorge, insomma. Però poi la cosa curiosa è che poi improvvisamente però scopre un Giorgione ritrattista, di queste figure in procinto di azione, no? In procinto di azione, che gli sembrano dare la chiave di quello che è l'ultimo momento. E investe sul Gattamelata e sul doppio ritratto, che è un investimento stupendo, ma che funziona bene solo se poi, scusate se devo toccare un attimo il mio intervento su questa materia, se poi dopo ci si rende conto che queste sono le opere proprio di Giorgione che stanno all'inizio del decennio. Con la Palla di Castelfranco portata più indietro, esiste questo capitolo, perché il problema era quello di rendersi conto che c'è un capitolo quattrocentesco della vita di Giorgione che sta prima della pala e che è quattrocentesco in pieno, dove stanno appunto quelle opere che vi ho, quelle quattro opere per intenderci, addirittura quelle, forse addirittura più di quattro, insomma quelle quattro senz'altro, insomma, che stanno prima della pala. Poi dopo c'è un capitolo invece medio, che è quello fra l'incontro con Leonardo nel 1500 e l'incontro con Dürer nel 1506. Questo capitolo qui, che è il capitolo medio e che è il capitolo in cui Giorgione si rivela come pittore moderno, mentre prima era un pittore timido, ma dopo, dall'anno 1500, dalle tre età in avanti, Giorgione è un pittore straordinariamente moderno, e questo è il capitolo, diciamo, intermedio. Poi, certo, dopo l'arrivo di Dürer a Venezia, si apre una storia di nuovo diversa, che è l'ultimo Giorgione. E per quello le carte da giocare sono proprio i due musici della Galleria Borghese e il Sansone, diventato nel frattempo non solo Concerto Mattioli, ma con tutta probabilità riconoscibile anche come un dipinto del Camerino delle Anticaglie di Gabriele Vendramin, cioè un dipinto che stava appeso
nella casa di Gabriele accanto alla vecchia e alla tempesta. Quindi la conferma stupenda delle intuizioni di Longhi in quella perizia del 44, insomma. Certo, questo è, dopodiché si potrebbe dire, insomma, piacere di dirlo qui, dato che siamo nella Fondazione Zeri, che certo Zeri era d'accordo con Longhi che questi due musici fossero di Giorgione. Mi domando, venendo ai vivi, quanti sono quelli che oggi convengono sul fatto che il concerto Mattioli e i due musici siano le opere di Giorgione dopo il 6? Non lo so. Certamente Luco, che non vedo qui oggi però, ma poi chi altri ancora? Non lo so, siamo rimasti veramente in pochi, credo, pochissimi. E per di più succede che allora, siccome siamo rimasti in pochi, è possibile fare uno scempio come quello che è stato fatto alla Galleria Borghese, da chi governa, potrei fare il nome ma non lo faccio. E lo scempio che è stato fatto alla Galleria Borghese è di rimettere le mani sul restauro dei due musici, che era stato fatto in maniera non impeccabile al tempo della Pergola, si poteva fare meglio, ma comunque era un notevole restauro. Rimettere le mani sui due pezzi, conciarli come cosa del Seicento, per venire incontro alle simpatie e alle inclinazioni degli anglosassoni, e collocarli sopra le porte. E questo succede. Questo è successo. Va bene, grazie.